Allora, dicevamo che saremmo ripartiti dalle competenze, saremmo ripartiti dalle persone ed è proprio quello che vogliamo fare adesso, perché abbiamo sentito tanti consigli, abbiamo sentito tante visioni, però poi una cosa è certa, l'innovazione è fatta di persone. Queste persone acquisiscono delle competenze magari in percorsi universitari, ma tante volte poi dalle imprese ci sentiamo dire ok, poi però non sono veramente pronti per entrare nel mondo delle imprese o davvero per riuscire a costruire qualcosa da soli. Ecco, c'è una bellissima realtà che vogliamo presentarvi oggi e che invece cerca proprio di colmare questo gap. Allora, io invito qui con me Marta Bertolai, Country Leader in Actus Italia. Ciao. Prego Marta. Grazie. Grazie. Metto Francesca qua. Chiesa, Program Manager di Enactus Italia. Buonasera. Benvenuta. E Silvia Previdi, parte del team Enactus Unicat. Buonasera. Bene, allora appunto, dottoressa Bertolai, io stavo proprio dicendo che Enactus è una realtà, una bellissima realtà che cerca proprio di colmare questo gap, no, tra le competenze acquisite in ambito universitario e poi il mondo del lavoro, che si decida di viverlo all'interno di un'organizzazione o di crearselo da soli. Ma ci racconti meglio lei che cos'è Enactus e, se non sbaglio, ha proprio fin nel nome, no, la sua missione. Assolutamente sì, corretto. Enactus è proprio, Enactus Italia fa parte di un network internazionale molto grande, riconosciuto, che è riconosciuto proprio come la più grande piattaforma esperienziale al mondo, la cui missione è proprio quella di educare all'imprenditorialità, ma chi? Giovani talenti che poi andranno proprio a formare le nuove generazioni di leader. Ha detto bene, la mission proprio nel nostro nome, quindi Enactus è il connubio di tre parole che sono Entrepreneurial, Action e Us, ove significa proprio l'implementazione dell'azione imprenditoriale che, se opportunamente appunto implementata, arriva ad avere dei benefici veramente concreti sulla società. Concreti è una parola che probabilmente mi sentirà dire un po' di volte nell'arco di questa piccola intervista, perché è proprio così. E partiamo un po' dai numeri di quello che è il network a livello internazionale. Quindi abbiamo 36 paesi, di cui l'Italia è il penultimo entrato, diciamo, nel 2016. E abbiamo oltre 1700 università presenti appunto al mondo, e un numero che in realtà secondo me è particolarmente significativo è il numero di vite che è stato impattato positivamente dalla realizzazione di questi progetti, di questi giovani talenti. Quasi 2 milioni di vite al mondo annualmente vengono impattate dai risultati di questi progetti, di questi ragazzi. Quindi, ecco. A proposito di concretezza. A proposito di concretezza, esatto. I numeri italiani sono ovviamente in crescita, quindi siamo partiti con solo 3 team. Abbiamo in realtà 18 team a livello nazionale che coprono un po' tutto il territorio. Abbiamo, mi piace dirlo in questa sede, perché abbiamo un polo d'eccellenza proprio nel Triveneto e con la presenza di 5 team che lavorano proprio sulla concretizzazione di questi progetti tramite questa appunto piattaforma esperienziale che li vede in collaborazione con rappresentanti accademici, così come rappresentanti nel business che li seguono e li formano durante tutto il percorso. Ecco, che tipo di valori quindi coltivate, e non so se vuole anche raccontarci qualche esempio concreto, magari qualche progetto concreto. Ma certo, allora i valori che coltiviamo sono valori di integrità, sicuramente di passione, quella che mettiamo tutti e che mettono tutti i nostri studenti, la collaborazione e l'innovazione di cui stiamo appunto parlando, che sono valori che i ragazzi hanno e che abbiamo anche noi ovviamente, ma soprattutto poi che si porteranno nel corso della loro carriera. Carriera, no? Universitaria e in realtà imprenditoriale. I progetti, allora, innanzitutto il framework di riferimento sono gli obiettivi di sviluppo sostenibile, quindi Sustainable Development Goals, che devono essere impattati da ciascun progetto. Per essere concreti, ho pensato di raccontarvi molto brevemente un progetto tra veramente i tanti che avrei potuto raccontarvi e che eventualmente si potrebbero comunque trovare sul nostro sito, che è il nostro campione nazionale, che è l'Università di Udine quest'anno, che ha sviluppato una soluzione molto tecnologica per la riduzione delle emissioni di CO2 in atmosfera trasformandolo in etanolo.
in etanolo per la produzione appunto di bevande alcoliche come il cognac, infatti si chiama CO2-gnac, cognac, così anche come prodotti cosmetici, tra cui appunto creme, piuttosto che anche il gel igienizzante mani che ultimamente stiamo, ahimè, utilizzando così spesso. È sicuramente molto innovativo. Ecco, invece, per quanto riguarda la parte appunto di studenti, quali sono gli strumenti che mettete concretamente, anche Enactus Italia mette concretamente a disposizione degli studenti? Allora, in Enactus noi ci piace un po' definirci come un ponte, quindi noi cerchiamo di essere un ponte per gli studenti rispetto a quello che è il mondo del lavoro, e quindi diamo proprio a loro la possibilità di accedere ad una piattaforma di formazione che però va un po' a completare il percorso di studi che gli studenti fanno all'università, e ci ispiriamo a una serie di principi che sicuramente il primo fra tutti è il principio del mettersi in gioco, e quindi uscire e magari anche fuoriuscire un po' dal proprio contesto di riferimento e la propria comfort zone per andare a sporcarsi le mani, vedere qual è la realtà che li circonda e implementare e impiegare tutti quelli che sono i principi di business e di innovazione tipici poi del mondo imprenditoriale. E nel fare questo quindi gli studenti cercano di risolvere delle problematiche reali nel contesto reale di riferimento in cui vivono, nel mondo in cui viviamo, sempre poi ispirandosi ai concetti di sostenibilità, quindi i principi di cui dicevamo prima, che sono appunto il framework di riferimento di Enactus. E noi diamo proprio loro, insegniamo loro a lavorare come se fossero delle piccole imprese, e quindi nel fare questo gli studenti si organizzano internamente e autonomamente come dei team in rappresentanza delle università di cui fanno riferimento, a cui fanno capo, e nel fare questo quindi si attribuiscono diversi ruoli, si suddividono le attività da svolgere, sempre per andare a risolvere delle problematiche, quindi proponendo delle loro idee imprenditoriali. Ecco, e tutto questo poi genera proprio del valore percepito anche per un'impresa, anche per un'azienda. Esattamente, noi cerchiamo a questo punto di farli proprio entrare in contatto con il mondo del lavoro e quindi con le imprese, con il mondo del business, quindi che investe in Enactus e che sostiene la nostra realtà, e che incontra gli studenti in diverse occasioni nel corso degli anni in cui gli studenti fanno parte di questo percorso. E questo avviene sia all'interno di una competizione che noi organizziamo, il momento in cui tutti gli studenti possono raccontare il progetto a cui hanno partecipato, le idee che hanno portato avanti, e confrontarsi tra di loro sia a livello nazionale che a livello internazionale, ma soprattutto quindi con il mondo del business, e che in queste occasioni ha la possibilità di individuare i team che hanno dimostrato di essere più efficaci di altri con le proprie idee, ma soprattutto dare loro dei contributi, degli spunti, dei consigli per migliorarsi fino ad arrivare a realizzare qualcosa di concreto, e questo sicuramente li avvicina al mondo del lavoro. Noi per riconoscere questo percorso abbiamo previsto e realizzato dei badge, quindi dei competence badge, che sono proprio dei certificati che ci permettono di segnalare, quindi riconoscere il percorso svolto dagli studenti, non solo dagli studenti ma anche dai rappresentanti del mondo del business e rappresentanti accademici che li accompagnano in questo percorso, e creiamo quindi una rete di persone che agisce imprenditorialmente, dà proprio il contributo per creare qualcosa di concreto e che abbia un impatto positivo nella realtà in cui viviamo. E proprio per questo noi qui oggi abbiamo voluto veramente una studentessa esatto, che potesse raccontarci che cosa fa appunto con Enactus Italia. Esatto, diciamo che tutto quello che hanno detto Marta e Francesca noi studenti lo concretizziamo, perché abbiamo veramente la possibilità di interfacciarci a tutte queste realtà. Parto proprio dall'inizio, mettendomi nei panni di me di un anno fa, in cui si chiede perché dovrei fare parte di una realtà come Enactus. E da subito ne ho visto, ne ho sentito i valori, la passione e soprattutto l'internazionalità. Così ho deciso un anno fa di entrare a far parte di Enactus all'interno dell'Università Cattolica, lavorando al progetto Terzo Tempo. Terzo Tempo ha l'ambizione di digitalizzare gli anziani. Tutti ci dicono
bellissimo, interessante, ma come vi è venuto in mente? E proprio questo, per collegarmi a quello che ha detto Francesca, è che cerchiamo di risolvere un problema. Tutti i progetti Nactus partono dall'individuazione di un problema e di cercare potenziali soluzioni. Appunto, l'Italia è il secondo paese con maggior numero di anziani. Così, oltre a questa problematica affiancata ai numerosi lockdown a cui siamo stati sottoposti, ci siamo chiesti, ok, noi abbiamo comunque in qualche modo continuato la nostra vita, mentre gli anziani, i nostri nonni, no, sono sempre rimasti isolati. Quindi noi, attraverso questo problema, abbiamo cercato di dare delle soluzioni. Ovviamente non siamo da soli, come dicevano Marta e Francesca, abbiamo avuto un faculty advisor che ci ha permesso di identificare il nostro business model, abbiamo avuto modo di interfacciarci anche ai professionisti del mondo del business che ci hanno aiutato a identificare il nostro target, ma anche a definire una strategia di marketing. Oltre al fatto, prima ho detto internazionalità, è vero, perché il nostro progetto Terzo Tempo ha avuto l'occasione di replicare il proprio modello di business negli Stati Uniti da un altro team in Actus. E infine, proprio sul fatto del mettersi in gioco, noi ci siamo voluti mettere in gioco partecipando a una Call for Impact, dunque non all'interno del contesto Enactus, e ci siamo classificati primi, quindi proprio non ce l'aspettavamo. E questo ci ha permesso di capire effettivamente che c'è del potenziale, non è solo un percorso universitario, cioè va oltre il percorso universitario e si può anche concretizzare, per esempio potrebbero diventare una startup, non si sa mai. Quindi proprio quello che dicevano Francesca e Marta è vero, abbiamo un sacco di possibilità e adesso parlo proprio a mio nome, io stesso a gennaio avrò la possibilità di iniziare un tirocinio presso KPMG nella responsabilità sociale di impresa, affiancando Marta e Francesca nel team di Nactus Italia. Quindi veramente le opportunità sono tantissime e sono concrete. Bene, grazie e complimenti allora anche per il successo del progetto, in bocca al lupo per la nuova esperienza. Grazie. Allora Bertolai, quindi abbiamo sentito le aziende e abbiamo sentito, mi scusi, la studentessa. Che cosa invece dovrebbe spingere a questo punto quindi un'azienda anche ad avvicinarsi al mondo Enactus Italia? Certo, allora innanzitutto entrare a far parte di un network nazionale e internazionale fatto di prestigiosissime università e realtà di business che hanno gli stessi valori, la stessa missione. Poi in qualche modo contribuire in maniera molto tangibile alla formazione di questi leader sicuramente e quindi che poi appunto i progetti abbiano degli impatti in effetti concreti e tramite appunto la messa a terra di questi progetti che di conseguenza per le aziende crea come una sorta di volano, quindi una riconoscibilità anche del brand. Un altro tema molto importante per le aziende è l'employer branding e quindi sicuramente la riconoscibilità, ma non semplicemente da parte del mondo del business, ma soprattutto su queste nuove generazioni o su questo potenziale che è così ricercato in questo momento. E poi perché è un network positivo, dinamico, ha tantissime potenzialità e quello che mi dicono i nostri partner e quindi aziende come ha citato Silvia, KPMG, piuttosto che Unicredit, e questa è la seconda volta che riusciamo ad essere anche su un palco fisico e quindi è una grandissima emozione per noi oggi, è allora uno il discorso del mettersi in gioco e quindi dedicare del tempo di qualità a questa community e quindi dedicare del tempo agli studenti per permettere loro di essere appunto i leader che un domani saranno preparati ad affrontare queste sfide lavorative. E quello che mi dicono è che lo vivono anche un po' come un dovere morale, no? Un dovere quasi di restituzione. E quindi questo è il progetto che può concretizzare tutti questi aspetti, secondo me. Chiarissimo. E Chiesa, peraltro, chiedo anche a te una breve conclusione e a me viene in mente un altro aspetto, ovvero quello del coinvolgimento che è sempre più sentito sia dalle nuove generazioni ed è sempre più ricercato anche dalle aziende. Esattamente. Infatti quello di cui mi occupo
in Enactus è proprio il coinvolgimento sia di nuovi studenti che delle nuove università, e quindi stiamo cercando di espanderci sempre di più sul territorio italiano, e quindi in questo momento, appunto, come dicevamo prima, abbiamo 18 università coinvolte, attivamente coinvolte, ognuna di queste è rappresentata da un proprio team di studenti che si evolve ogni anno e quindi si avvicina sempre di più al mondo del lavoro, mettendo proprio in pratica tutte quelle che sono le competenze che vengono acquisite in questo percorso, e quindi man mano, insomma, cercheremo di rendere sempre più attivo questo network e di aprire e rendere sempre più accessibili delle opportunità di crescita, per esempio di incubazione e di accelerazione dei progetti che vengono presentati dai ragazzi, e fino a che magari, appunto, ci sia la realizzazione di start-up all'interno di questo percorso, come, diciamo, aspetto un po' conclusivo, ma non solo, di questo percorso. Certo. Bene, allora io vi ringrazio davvero tantissimo per aver raccontato qui al Festival del Futuro questa bellissima esperienza, e allora adesso si conclude praticamente la prima giornata del Festival del Futuro. Io chiamo qui sul palco Matteo Montana, amministratore delegato del gruppo Atesis, per le degne conclusioni di questa prima giornata, mentre invece Future Arena prosegue, ma prosegue per forza di cose non in streaming, perché adesso abbiamo lo Startup Spritz, quindi la presentazione di 5 startup che inevitabilmente, visto che di spritz parliamo, deve essere inevitabilmente qualcosa di tangibile e concreto. Comunque, grazie a tutti e prego. Grazie, sì, grazie mille, grazie a voi, grazie ai 400.000 che ci hanno seguito oggi, che hanno seguito qua, che si perderanno lo spritz, invece rimando appunto a Startup Spritz le persone che sono qua, e rimando tutti a domani mattina alle 9:15, si comincia con la seconda giornata del Festival del Futuro. Parleremo di geopolitica, globalizzazione, Europa, quindi iniziamo a dare un contesto a tante cose che abbiamo detto oggi. Quindi grazie a tutti, grazie agli ospiti di Future Arena, agli amici di Bloom Vision che lo hanno prodotto insieme a noi, e arrivederci a domani e buon spritz per chi resta.